I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna. Si sale ancora di categoria, si avanza di un altro anno per quanto riguarda l'età degli atleti impegnati e partono così i ragazzi della categoria G4. Per loro i giri in programma sono 10, quindi 9 km di gara prima di portare a termine la propria fatica. Come vediamo dalle immagini, la partenza per quanto riguarda gli atleti della categoria G4 è decisamente più tranquilla. Il gruppo rimane numeroso e compatto in queste fasi iniziali di gara. Passa qualche giro e davanti si muove qualcosa, un atleta del progetto ciclismo Rodengo Saiano che tenta una sortita in solitario, lo vediamo con qualche metro di vantaggio mentre dietro il plotone si sta spezzando in diversi gruppetti, segno che la velocità è molto elevata. Ultimo giro, suona la campana e al comando troviamo ancora l'atleta del Rodengo Saiano. Il vantaggio però sembra diminuire, dietro di lui è partito all'inseguimento un atleta della Franco Zeppi. Staremo a vedere in questi ultimi 900 metri che cosa accadrà, perché i giochi sembrano ancora aperti. Abbiamo assistito ad una bellissima azione in questa categoria G4, un'azione in solitaria del portacolori del progetto ciclismo Rodengo Saiano. Vedremo se riuscirà a mantenere il proprio vantaggio fin sotto il traguardo. Spunta tutto solo dall'ultima curva, stringe i denti e riesce ad arrivare fin sotto lo striscione rosso. Vince così Emanuele Boglioni davanti a Giovanni Bicelli e Simone Buroni. Ecco la classifica della categoria G4. Al quinto posto troviamo Anna Bonassi della Mazzano, quarto Marco Gregori della Franco Zeppi, terzo il suo compagno di squadra Simone Buroni, secondo Giovanni Bicelli della Ghedi Ciclismo e vincitore Emanuele Boglioni del Rodengo Saiano. Tra le ragazze, terza posizione per Michelle Cau del Team Nuvolento, seconda la sua compagna di squadra Alessia Zanetti e vince la categoria G4 femminile Anna Bonassi della Mazzano.